Sto iniziando la registrazione. Ecco, Ruggero, puoi iniziare quando vuoi. Allora, innanzitutto vi saluto prima di condividere lo schermo. Grazie per l'occasione di parlare un po' anche di quello che facciamo come attività, presentare un po' questa campagna 2020 Mosca delle Olive che abbiamo iniziato in era pre-coronavirus e post dimetolato, quindi è tutta una situazione un po' perché avevamo iniziato già a gennaio a fare riunioni e incontri perché gli olivicoltori erano, diciamo così, preoccupati del fatto che si andava verso una stagione in cui l'assenza del dimetolato gli avrebbe creato potenzialmente dei problemi. Allora, su questo abbiamo ovviamente aperto, diciamo così, una discussione anche all'interno degli entomologi delle varie università della Toscana, coordinati dal Servizio Vita Sanitaria, quindi da Massimo Ricciolini. Sono, diciamo, tutta questa attività ha prodotto tra l'altro delle note tecniche o comunque indicazioni di cui parleremo oggi, vi dirò qualcosa dopo. E quindi diciamo che abbiamo cercato comunque di mettere giù quelle che potevano essere alcune indicazioni di massima, sia che per chi fa biologico, sia chi è integrato, per come comportarsi in una situazione che cambia rispetto agli altri anni. Questo, diciamo così, come base di partenza. Quindi abbiamo iniziato a lavorarci già un po' di tempo fa. Poi purtroppo questa situazione che si è creata col coronavirus ha interrotto di fatto un po' un certo tipo di comunicazione anche con gli olivicoltori. Abbiamo ripreso, sì, abbiamo fatto qualche videoconferenza, abbiamo fatto degli incontri, però è mancata un po' di attività sul territorio, questo va detto perché ovviamente non si poteva fare. Stiamo riprendendo adesso a farla un po' faticosamente, per cui io, ad esempio, all'interno dei progetti di filiera che abbiamo in Toscana, abbiamo eseguito qualche riunione proprio negli oliveti, in modo da poter parlare con alcuni olivicoltori direttamente sul campo, su quelle che sono alcune problematiche. Che poi sono praticamente un po' le solite, quindi al di là del fatto che è vero, non ci sarà più il dimetoato per la lotta all'erbicida, però comunque sia, abbiamo, diciamo così, delle conoscenze che riguardano l'insetto, quindi la mosca, e quelle le possiamo comunque utilizzare di anno in anno per dare poi consigli agli olivicoltori. Io partirei un po' da lì perché provo a condividere già da subito lo schermo, facendovi vedere qualcosa relativamente alla situazione del ciclo dell'insetto e quello che poi noi negli anni abbiamo un po' fatto per arrivare poi alla stagione attuale. Non so se si riesce a vedere bene lo schermo, lo condivido totalmente, così magari Perfetto, vediamo si benissimo, vede. Ruggero. Sì, benissimo. Allora, se si vede, allora qui lo schema del ciclo della mosca è questo che io utilizzo spesso. Qui si vedono diversi elementi, diciamo, del ciclo dell'insetto e diversi stadi di sviluppo. Si vede che nella parte centrale, no, della diapositiva c'è una linea che rappresenta il volo, quindi la presenza dell'insetto nello stadio adulto durante i vari mesi dell'anno e come ormai insomma è noto, noi l'abbiamo anche dimostrato sperimentalmente, l'insetto quando lo vediamo adesso, cioè a fine giugno, luglio, in realtà è già, diciamo così, una prima generazione, chiamiamola estiva. La prima annuale, quella che vedete, è stata già svolta quest'anno a cavallo di marzo-aprile, quindi la mosca delle olive, ormai questo è chiaro, è dimostrato, diciamo così, inizia la sua attività riproduttiva in primavera, diciamo a seconda delle ovviamente zone e regioni italiane in modo differenziato, però poi ne riparliamo di quello che è successo quest'anno, ecco, mediamente marzo-aprile. Su questa generazione abbiamo lavorato dal punto di vista sia della dinamica per
capirne meglio la dinamica di popolazione. Abbiamo anche lavorato per cercare di capire se aveva un senso iniziare a fare prevenzione sulla mosca già a partire dalla primavera, purtroppo con scarsi risultati. Cioè vuol dire che ad oggi non abbiamo delle proposte operative da fare agli olivicoltori in materia di contenimento della mosca a partire da questa prima generazione primaverile. Questo anche perché l'olivicoltura oramai è, diciamo così, in molte parti della Toscana è diciamo così molto molto frammentata, ci sono una serie di problemi legati anche all'abbandono, e l'abbandono dell'oliveto rappresenta proprio per la mosca in primavera un serbatoio molto favorevole per quanto riguarda la riproduzione. Infatti la domanda che ci si aspetta dagli olivicoltori è: la mosca in primavera cosa fa? Ecco, questa generazione primaverile è quella che innanzitutto è quella che dà origine a quella che poi volerà adesso, quindi è una generazione determinante per quello che succede dopo, no? Quindi la generazione primaverile è quella che fa iniziare, diciamo così, il, su base annuale, un po' tutta la, la storia della mosca per l'anno in corso. E siccome si riproduce solo sull'oliva, e quindi non ha alternative, deve ovviamente trovare olive in primavera per potersi riprodurre. Allora, dove le trova? Le trova negli oliveti coltivati, quelle che residuano dopo la raccolta, negli oliveti abbandonati invece con maggior facilità, con più facilità, insomma, perché non sono state raccolte, eccetera. Questo l'abbiamo anche dimostrato oramai sperimentalmente negli ultimi anni. Se voi, tra l'altro, nelle vostre zone avete modo di in primavera trovare olive residuali e fare dei campionamenti su queste olive mettendole all'interno di barattoli, eccetera, come semplicemente si può fare, avrete la prova di quello che vi dicevo adesso, quindi vedrete sicuramente in percentuali diverse, insomma, uscire larve, eccetera, per la mosca. Questo per dire che noi stiamo lavorando su questa generazione primaverile per capire se può diventare una proposta operativa. Per ora non la è ancora. Per assurdo, la proposta migliore che vi posso fare ad oggi sulla generazione primaverile sarebbe che l'ideale è non fargli trovare delle olive. Per cui bisogna quasi più lavorare in questo senso che per controllare direttamente l'insetto con delle, dei sistemi di, diciamo così, interventi, controlli, eccetera. Detto questo, la generazione, la prima generazione estiva, mediamente inizia ora, giugno-luglio, e poi dipende dalla, dagli andamenti stagionali, però certamente le generazioni che si succedono poi sono tre, da luglio fino a novembre. Il clima, lo sappiamo tutti, è abbastanza cambiato negli ultimi anni, per cui noi abbiamo sempre di più degli autunni caldi, fondamentalmente. Questo fa sì che il mese di ottobre e anche novembre per la mosca diventa ancora un mese di riproduzione, e quindi ahimè la stagione, diciamo così, utile per la mosca per infestare le olive si è allungata, fondamentalmente si è allungata. Per cui su questo abbiamo anche ragionato con chi esegue monitoraggio nella rete di monitoraggio della Regione Toscana, e a partire da, mi sembra, gli ultimi due anni, poi Massimo potrà confermarlo, abbiamo chiesto alle associazioni di eseguire monitoraggi anche a ottobre, prima si interrompeva anche prima, diciamo. Quindi questo per riuscire a seguire meglio fondamentalmente l'andamento dell'infestazione della mosca da luglio in poi. Vado avanti per dirvi altre cose sulla, su questa generazione primaverile. Noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato e lo stiamo ancora facendo comunque, per cercare di capire se riusciamo a prevedere la gravità dell'attacco di anno in anno della mosca, dell'attacco in estate, ovviamente quindi a partire da ora, basandoci sui dati climatici. È un lavoro che ha portato a pubblicare alcune cose a livello proprio scientifico, e poi ha portato in pratica a mettere quelli che sono
dei report, dei bollettini, queste vedete quelle del 2016-2017, poi 2018-2019, poi vedremo anche quello del 2020, che sono dei bollettini di rischio di infestazione per l'annata in corso, che si basano esclusivamente sul dato climatico. Vengono poi, diciamo così, interpretati anche in base all'andamento di quello che vi dicevo prima, è il volo primaverile della mosca. Quindi questo vuol dire che nel report 2019, adesso vediamo, chiudo questo per passare al 2020, che è questa. Questo è il report di rischio 2020, dove, come vedete, è rappresentato da questa colonna dove vedete basso, medio, alto, eccetera, eccetera, c'è il modello su base climatica e quindi, come vedete, è un'annata a medio-alto rischio fondamentalmente, climaticamente parlando, cioè vuol dire in pratica la mosca ha avuto durante l'inverno e anche in primavera delle condizioni climatiche estremamente favorevoli, ma lo sappiamo perché effettivamente è stato un inverno caldo, quindi l'insetto è sopravvissuto bene ed è volato soprattutto bene, poi dopo vediamo anche alcuni dati dei voli fondamentalmente. Questo ci ha portato a dire che il rischio quest'anno su base climatica, come vedete, è un rischio medio-alto. Abbiamo introdotto nel report, quindi nel bollettino, anche un altro elemento per dare un giudizio sull'annata che ci aspetta. Il clima ce lo rende, diciamo così, favorevole alla mosca. Le olive residuali in primavera quest'anno erano veramente poche, e quindi questo è un elemento a sfavore della mosca e a favore nostro. Erano poche quest'anno perché semplicemente nel 2019 è stata un'annata di forte infestazione. Quindi molte, la maggior parte delle olive, quelle non raccolte, sono cadute perché infestate, per cui l'insetto, la mosca, ha avuto sicuramente problemi a riprodursi in primavera. E ultimo elemento importante per decidere poi il rischio reale quest'anno è la carica o scarica produttiva, cioè la quantità di olive che ciascun oliveto ha presente a luglio, ora, praticamente ora, insomma, l'oliva adesso è allegata, sta crescendosi, quindi di solito fine giugno, primi di luglio si riesce a fare una valutazione se siamo in una situazione di carica o di scarica produttiva. Quindi noi abbiamo definito l'oliveto in carica produttiva, quindi con una buona produzione a basso rischio, e abbiamo dato un giudizio di medio-alto rischio nelle situazioni di scarica produttiva. Questo per quanto riguarda ovviamente la prima generazione estiva, cioè quella che inizierà tra poco, sta iniziando a volare adesso e che quindi condizionerà, diciamo, soprattutto i trattamenti nel periodo, diciamo, di luglio-agosto fondamentalmente. Okay? Detto questo, vi faccio vedere velocemente quelli che sono i voli che abbiamo rilevato della mosca in tre aziende di un progetto di filiera che abbiamo. Questa è una zona provincia di Siena, quindi neanche non della fascia costiera, ovviamente. Siamo a Cetona, quindi un'area, diciamo, potremmo definirla interna. I tre punti sono quelli che vedete qua. Questi sono i voli, l'andamento dei voli. La linea tratteggiata è la media, come vedete, di tutti i voli. Allora, questo la faccio vedere perché quest'anno effettivamente la mosca ha volato in anticipo rispetto agli altri anni, questo per il motivo che vi dicevo prima. Il clima le è stato favorevole e quindi ha terminato di svilupparsi le pupe che erano nel terreno prima rispetto agli altri anni. Quindi avevamo già, vedete, quando abbiamo fatto il primo campionamento al 16 di marzo, avevamo già una numerosità di catture discrete, insomma c'erano delle trappole che catturavano già sopra 15-16 individui, eccetera. E il volo è stato condizionato nell'entità, ovviamente dal clima, per cui c'è stato a fine marzo
settimana di freddo, l'insetto ha volato di meno, poi però ha ripreso e ha volato parecchio, quindi fino ai primi di maggio. Quindi è stato un volo prolungato, è abbastanza intenso, e questo è a giustificazione di quello che vi dicevo prima. L'insetto è sopravvissuto bene, quindi all'inverno, per cui il punto a suo favore è questo. Ripeto quello che vi dicevo prima, il punto a suo sfavore è invece questo, cioè il fatto che nonostante le popolazioni primaverili fossero abbondanti, aveva comunque poche olive a disposizione per potersi produrre. Quindi questo è, diciamo, un punto a favore nostro, e questo condizionerà sicuramente le differenze che avremo nei vari luoghi di gravità dell'attacco quest'anno. Su questo poi non mi dilungo molto, magari è meglio che mi facciate casomai delle domande, insomma. Quindi abbiamo visto il report 2020, andiamo leggermente avanti, passerei a quello che è un po' lo scenario, no, dell'era così definita post dimetoato, che vi faccio vedere con alcune diapositive. Allora, innanzitutto abbiamo cercato di dire un po' anche agli olivicoltori che soprattutto chi esegue lotta integrata, quindi che utilizza prodotti larvicidi, che bisogna modificare un po' il comportamento, no? Quindi non bisogna pensare, no? La frase l'ho riportata in alto, vada come vada, tanto poi ho il dimetoato. Il dimetoato non c'è più e quindi l'approccio deve essere diverso. Quindi ecco che è importante conoscere cosa aspetta l'olivicoltore, cioè quello che dicevamo prima. Quindi le problematiche che ci possono essere per l'annata in corso, informarsi su quelle che sono le notizie, e qui poi entrerà in ballo Massimo Ricciolini, quindi i dati del monitoraggio, seguire i bollettini, quindi avere tutta quella parte di servizi che sono messi a disposizione dell'olivicoltore, che gli consentono di avere informazioni di come sta andando l'infestazione anche nel 2020, e quindi prendere delle decisioni che siano poi conseguenti a questo tipo di situazione che si verificherà quest'anno. Quindi ovviamente aumenta un po' la responsabilità di tutti i soggetti che sono coinvolti, olivicoltori, chi esegue assistenza tecnica, quindi le associazioni dei produttori, eccetera, e tutti insieme dobbiamo dare una mano a migliorare la struttura, diciamo. Io ho diviso in tre parti, adesso qualcuna di queste la vediamo meglio, altre magari le sfioriamo, però è importante, io oggi ci volevo tornare sopra ad alcuni aspetti. Allora, a partire da, soprattutto da quest'anno, l'ho messo come primo punto, è il monitoraggio dell'andamento dell'infestazione, quindi anche dei voli, per un primo periodo che poi vedremo è abbastanza limitato, è fondamentale. Quindi quello che fortunatamente in Toscana c'è da molti anni, attività quindi di monitoraggio da parte dell'associazione, è ancora più importante quest'anno. Quindi bisogna, su questo io lo dico sempre ai tecnici quando si fanno le riunioni in campo, speriamo che questa attività di monitoraggio continui sempre, perché rappresenta effettivamente per noi una base di dati importanti, ma soprattutto per gli olivicoltori rappresenta l'unico modo, direi, insomma, veramente certificato di quello che sta succedendo in campo, e quindi l'unico modo per poter prendere poi delle decisioni. Per quanto riguarda l'utilizzo di modelli, vedete il punto 2, strumenti, è chiaro, questi più che l'olivicoltore vengono utilizzati dai tecnici, però è importante che vengano utilizzati. Sono disponibili, sono tutti strumenti disponibili, i modelli previsionali sono disponibili su Agrambiente Info, i tecnici hanno un po' imparato a utilizzarli, e noi riteniamo che questo dia una mano a migliorare l'assistenza tecnica al controllo della mosca. Per quanto riguarda il controllo, quindi della mosca delle olive, l'ideale sarebbe avere delle strategie veramente alternative al dimetoato, nell'ambito della lotta all'erbicida. In realtà i prodotti che sono rimasti sono larvicidi sicuramente, però insomma lasciano alcune, come vedremo, alcune lati un pochino più problematici, e quindi riteniamo che sia importante ritornare a rivalutare quelle che sono strategie di tipo preventivo, ad esempio strategie definite area wide, di comprensorio.
utilizzare il mezzo chimico, se possibile, solo come un rimedio estremo. Cioè, nel momento in cui un olivicoltore, non in bio in questo caso, vede che l'infestazione gli cresce, può sempre ovviamente utilizzare il mezzo chimico per controllarla, però abbiamo cercato di dire a tutti gli olivicoltori, sia chi è bio, chi è integrato, di iniziare con dei sistemi di tipo preventivo quest'anno, e dopo poi vedremo nelle note tecniche che abbiamo prodotto il consiglio che abbiamo dato. L'ultimo punto, adesso magari lo tralascio, se ne parli anche Massimo, si tratta di lavorare, lo stiamo facendo con alcuni PIF con gli olivicoltori, per formare anche un po' l'olivicoltore a farsi un po' di monitoraggio nel suo oliveto, lo chiamiamo monitoraggio partecipato da parte dell'olivicoltore, su questo stiamo provando a ottenere qualche risultato, e insomma i lavori sono in corso su questo, insomma, però potrebbe essere una prospettiva, poi magari potete dire quello che ne pensate, così almeno ne parliamo. Quindi far diventare un po' anche l'olivicoltore stesso un attore delle proprie, no, scelte, un attore vuol dire anche partecipare al monitoraggio. Allora, monitorare cosa? Brevemente, allora, noi ve ne ho già parlato delle voli primaverili, è chiaro che è un'attività importante, soprattutto se si fa attività di ricerca, meno in primavera, vi dicevo già che non si eseguono interventi, quindi cosa serve monitorare i voli della mosca? Abbiamo visto che c'è una relazione tra l'entità, cioè quanta mosca vola in primavera, e quello che succederà poi a giugno-luglio, per cui l'unica informazione che può dare il monitoraggio dei voli in primavera può essere quello che da un anno all'altro si riesce a capire quello che vi dicevo prima, cioè se nel mio oliveto, l'oliveto di voi, i vostri oliveti, mettete le vostre tre trappole già a marzo-aprile, in base a quante mosche volano potete già un po' capire il rischio che poi potrete avere dopo. È ovvio che se la mosca, per i motivi che già vi dicevo, il clima fondamentalmente, sopravvive poco in inverno e quindi vola in quantità minore in primavera, partiamo già meglio. Viceversa, come è successo quest'anno, se la mosca sopravvive bene. Altra epoca di monitoraggio, ora, da giugno in poi. Cosa monitorare? Allora, noi, adesso poi lo vediamo meglio, chiudo la presentazione e presento le note tecniche, che non so se sono state fornite, sicuramente gli olivicoltori dovrebbero essere arrivate, però io vi faccio vedere alcune pagine dove c'è sintetizzato uno schema sul monitoraggio dei voli. Come vedete, le epoche sono la primavera e l'estate, e l'estate, per monitorare i voli intendo dire, riteniamo che sia importante il periodo che va da metà giugno a fine luglio, quindi sono circa 6 settimane, è quando avviene la prima generazione estiva della mosca. Il monitoraggio è bene che sia fatto settimanale, le trappole ambitipi o quelle gialle cromotropiche preincollate, oppure quelle a feromoni. Quelle a feromoni catturano di più e sono più selettive, quindi si riesce a vedere un po' meglio la tendenza del volo della mosca. Il volo perché è importante solamente per questi 40 giorni? Perché poi dopo di fatto ci basiamo sulle olive, quindi non più sul volo della mosca ma sull'infestazione che c'è nelle olive, per valutare quello che sta succedendo nell'oliveto. E infatti la tabella successiva sull'infestazione, vedete, le epoche sono dall'estate all'autunno, e noi consigliamo come monitoraggio, come diciamo prima settimana di monitoraggio, la prima di luglio. Riteniamo, come vi dicevo prima, che sia importante interrompere il monitoraggio delle olive a metà ottobre, in quanto negli ultimi anni abbiamo visto che settembre-ottobre rappresenta poi un po' il periodo peggiore, se vogliamo, per quanto riguarda l'infestazione della mosca. Quindi è bene seguirla il più possibile fino all'epoca di raccolta, ovviamente, delle olive. Anche per quanto riguarda le olive, il monitoraggio viene eseguito attualmente
una cadenza settimanale, e la metodologia è sempre la solita, che ormai è utilizzata da anni dai tecnici, 100 olive per oliveto, eccetera, eccetera. Quindi su questo non mi dilungo, magari se qualcuno poi ha delle domande dopo, ne parliamo dopo. L'obiettivo del monitoraggio delle olive chiaramente è valutare come sta andando l'infestazione, quindi non il ruolo, in questo caso l'infestazione, ed è fondamentale questo perché non c'è una relazione stretta tra quante mosche si catturano nelle trappole e quanto alta è l'infestazione. Quindi anche se si controllano i voli, non ci si può, diciamo così, permettere di non guardare le olive. Anzi, direi delle due cose, l'attività importante che svolgono i tecnici è quello che vedete qua, del monitoraggio dell'infestazione col campione ridotto. Ok? Quindi monitoraggio è fondamentale per cosa? Per poi decidere come lavorare nel controllo della mosca. Allora, qui nelle note tecniche abbiamo messo, dividendo un po' tra bio e integrato, quelli che sono i prodotti consentiti e quelle che sono un po' le strategie consigliate. Io vi dirò qualcosa adesso su questo, poi magari dopo possiamo approfondire, altrimenti divento noioso, intendo dire. Allora, chiaramente il disciplinare di produzione, che è questo, è la base per tutti gli agricoltori, cioè la base di partenza, vuol dire che deve essere noto, perché qui c'è tutta un'indicazione su quelli che sono i prodotti consentiti, il numero di trattamenti eseguibili, eccetera. Quindi tutti gli olivicoltori devono conoscere il disciplinare di produzione, lo devono conoscere anche i tecnici, ovviamente, eccetera. Però ecco, questa è la base di partenza, dove vedete c'è sintetizzata un po' tutta la, diciamo così, la disponibilità di prodotti. Poi io ho diviso tutti i prodotti in prodotti ad azione adulticida preventivi, oppure preventivi sempre, però ad azione repellente antideponente, no? Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che le frecce verdi, no? Chi fa bio fondamentalmente lavora con questi prodotti, con queste tecniche, e abbiamo comunque due strategie. Adulticida preventivo vuol dire utilizzare dei prodotti che di fatto attirano l'insetto e poi lo uccidono, è la classica strategia che è chiamata anche mass trapping, attract and kill, eccetera, no? I dispositivi a disposizione, insomma, dei dispositivi ce n'è, poi dopo ne vediamo uno, due. L'altra tecnica attract and kill sono le esche proteiche addizionate con formulati, lo spinosad è quello più, diciamo, noto a tutti in questo caso. Ho aggiunto anche la Boveria bassiana è un fungo entomopatogeno che ha un formulato commerciale che viene consentito sull'olivo, e chiaramente su questo fungo c'è stata chiaramente per me che faccio attività di ricerca, ma magari per voi è meno noto, è comunque un prodotto che non è molto, non è stato molto sperimentato, per cui ad oggi quelli di cui abbiamo più dati sono lo spintor fly e le catture massali con i dispositivi. Il problema di utilizzare questi prodotti, diciamo, è legato alle superfici olivate, cioè se noi abbiamo piccoli oliveti, utilizzare un'esca, quindi una tecnica track and kill, può essere un problema, perché le piccole superfici chiaramente possono essere condizionate da quello che hanno attorno. Quindi se uno attorno al suo oliveto ha oliveti abbandonati o persone che comunque non fanno trattamenti e esegue una tecnica che prevede di attirare le mosche, il rischio è quello di avere inquinamento nel suo oliveto di insetti che arrivano dall'esterno. Quindi queste che io vi ho sintetizzato qua, queste tecniche, fondamentalmente la A e la B, io le sconsiglio in oliveti di piccole dimensioni. Mentre invece i prodotti classificati D fondamentalmente, quindi quelli che vediamo qua, rame o caolino, ne ho messi due,
che sono quelli più noti, sono d'azione repellente antideponente. Sono preventivi anche questi. Questo è un concetto molto importante. Preventivo cosa vuol dire? Vuol dire che l'olivicoltore questi prodotti li deve utilizzare prima che la mosca metta l'uovo dentro l'oliva. Quindi ecco che il monitoraggio è fondamentale, perché senza quel dato non si ha l'informazione che vi dicevo. Cioè, noi bisogna che sappiamo quando l'insetto sta volando, quando le femmine sono fertili e quindi hanno le uova, e quando l'oliva è recettiva e quindi quando la mosca inizia a mettere le uova. Quello è il momento in cui uno deve intervenire sicuramente con il primo intervento di repellente deponente oppure di adulticida. Per gli altri interventi successivi eventuali, quindi il primo vuol dire giugno-luglio, per gli altri successivi si tratta di capire come va la stagione fondamentalmente, e lo si capisce guardando il campione di olive. Ecco quindi di nuovo il monitoraggio, no? Che vi dicevo prima. Quindi con il monitoraggio settimanale, prima dei voli, poi delle olive, si ha un'informazione direi precisa sulle epoche ottimali per eseguire gli interventi. Questo è un elemento fondamentale. Per chi esegue strategia integrata e quindi ha anche prodotti larvicidi, no, ultima parte, le frecce rosse, così, i prodotti attualmente disponibili sono due, Cetamipride e Fosmet. Noi consigliamo, abbiamo consigliato per la campagna in corso, di utilizzare eventualmente nel caso di un doppio intervento larvicida, prima sicuramente un prodotto come il Fosmet e dopo eventualmente l'acetamipride. Quindi c'è anche una sequenza eventualmente consigliata tra i due prodotti. Speriamo che non si debba arrivare quest'anno al doppio trattamento larvicida, però così è, nel senso che il Fosmet lo consigliamo come prodotto lontano dalla raccolta, visto che potrebbe dare problemi i residui. Allora io non, allora brevemente qualcosa sui dispositivi, ecco, questi sono alcuni dispositivi catture massali o tract and kill attualmente registrati e contro la mosca delle olive, l'ecotrap è storica, diciamo che in Toscana è stata utilizzata già a partire da 15 anni fa, veniva utilizzata in grosse aree olivate, quindi si tratta di superfici superiori anche ai 10 ettari, tutti accorpati, dove tutti eseguivano il trattamento nel solito momento, quindi la tecnica è quella che vi dicevo prima, no? Quindi grosse aree, tutte trattate con il solito sistema, in questo caso questa, chiamiamola busta, insomma, comunque, è un dispositivo che attira l'insetto dal punto di vista alimentare, perché dentro a questa busta c'è ci sono i sali d'ammonio, come pure dal punto di vista feromonale, perché c'è un feromone sessuale. Quindi l'insetto maschio, scusate, o femmina, viene attirato verso la busta. La busta in questo caso è imbevuta di deltametrina e quindi l'insetto tocca la busta, eccetera, e poi muore. Ecco perché attira e uccide, tract and kill vuol dire appunto attira e uccide l'insetto. Lo stesso questa, che è di un'altra azienda, ma insomma ha la solita funzione, quella che vedete qua, la Dacofaca. Questo dispositivo, quest'anno in Liguria di questi ne verranno sperimentati in alcuni livelli un po' l'efficacia, è un dispositivo di un'altra azienda, come vedete, e è abbastanza simile come concetto a questo EcoTrap. L'unica differenza è che qui le mosche che vengono catturate e uccise le possiamo anche vedere contare, perché entrano dentro la trappola da questi fori. Il tappo è trattato ed è addizionato con un'esca, quindi l'insetto va, mangia, quello che sente che lo attira quindi è sali d'ammonio che sono nella trappola, il feromone che è nella trappola, l'esca che lo attira lo stesso per alimentarsi è nel tappo, però c'è anche l'insetticida, quindi l'insetto poi muore dentro la trappola, cade nel fondo della trappola e quindi noi alla fine lo possiamo contare. Serve a qualcosa contarli? Bah, per chi fa attività di ricerca sì, per l'olivicoltore diciamo la soddisfazione di vederle anche, perché con queste buste qui poi alla fine
non le possiamo vedere quelle morte, qui le possiamo proprio anche vedere. Qui ci sono tutti gli aspetti legati ai costi che dopo vediamo velocemente, però mentre un ecotrap ad esempio costa circa 1,5 euro l'una, e se ne usano quantitativi diversi secondo gli oliveti, però insomma alla fine quelle consigliate sono 100-150 ettaro. In questo caso una trappola come questa ha un costo che si aggira quasi sui 5 euro, 4 euro e mezzo mi sembra, ne vengono consigliate 50-60 ettaro, quindi vedete che comunque i costi in questo caso con questi prodotti aumentano abbastanza. Qui ho questa presentazione, poi se ritenete ve la posso tranquillamente passare, ho fatto anche un po' di calcoli sui costi, è evidente che tra eseguire interventi di tipo in bio, intendo dire, di tipo o repellente antideponente, quindi con rame, caolino, eccetera, oppure con i dispositivi di cui parlavamo adesso, ha un costo che è superiore rispetto, vedete qua, ai prodotti ad azione larvicida. È un costo ad ettaro che ho stimato, insomma, quindi si va dai 50-60 euro ad ettaro per fosmetacetamiprid a costi che superano anche 200 euro a ettaro con altri prodotti. Qui adesso non mi dilungo, sennò divento anche un po' noioso su queste slide, però in questa slide qui ho cercato di sintetizzare anche qualche commento sull'efficacia. Vedete, quelli verdi, i quadratini verdi, sono prodotti per i quali abbiamo dei risultati anche sperimentali, eccetera. Quelli rossi, diciamo così, all'interno del quadrato rosso, come vedete c'è anche scritto, sono prodotti che comunque sono poco testati in campo, di cui non abbiamo quindi dei grossi dati sperimentali. Quelli grigi sono una via di mezzo, per cui come vedete alla fine quelli di cui abbiamo ad oggi più risultati sono, più dati, sono spinosa, rame, caolino e la deltametrina all'interno dei dispositivi ecotrap. Allora, a titolo di informazione, i colleghi del CREA, entomologi del CREA, stanno lavorando su nuovi prodotti a base di argille. Si sente parlare di zeolite, mormorilonite, eccetera. Sono prodotti che sono in fase di test, loro già da 2 anni li stanno sperimentando, sembra con buoni risultati, però ad oggi non ci sono dei prodotti commerciali che escono da questa sperimentazione, almeno fino a 2 o 3 mesi fa, per cui direi che le prospettive possono essere interessanti, però su questo occorre ancora aspettare un pochino per avere dei prodotti commerciali. Agiscono ovviamente queste argille in tutto e per tutto come ad esempio il caolino, per dire, no? Quindi l'effetto è un effetto repellente, antideponente, e devono essere le piante ben coperte, ben trattate, eccetera, per avere efficacia. Questa è un'estrema sintesi di quello che riguarda gli aspetti, per quanto riguarda gli aspetti del monitoraggio e degli interventi. Io, se siete d'accordo, per ora interrompo questa parte, diciamo, di condivisione di slide, eccetera, per poi eventualmente, se necessario, ripartire dopo. Allora, se ci sono domande, volentieri fatele pure, o me le scrivete chi non ha il microfono, o me le scrive in chat e le faccio io a Ruggero. Ok. Se poi ci vogliono pensare, le domande ci siamo sempre, non c'è problema. Allora, casomai interrompo o registriamo Massimo e poi casomai facciamo tutte le domande in fondo. Vediamo un po'. Sempre. Ancora non ne vedo. Nessuno vuole fare una domanda? Le facciamo casomai dopo. Si sono spaventati? No. La mosca spaventa. Sono cicchi. Ah, ecco Marco, vai. Ma quel fertilizzante che non è citato contro la mosca dell'olivo, o meglio, quel repellente non citato nell'esposizione, quel formulato commerciale Manisol, che c'è da dire? Niente.
non sono un rappresentante. Sì, sì. No, vabbè, per correttezza non è inserito in questa lista perché il Manisol non è all'interno dei, dei prodotti. Però sì, il Manisol ha rappresentato, diciamo così, un po' una via di mezzo. Vuol dire che è un prodotto che contiene calce in un 5% di rame. Quindi in tutto e per tutto è un repellente antideponente. Sembra, l'esperienza dice degli olivicoltori, che a livello di irorazione e di utilizzo quindi del, del prodotto commerciale quasi meglio del caolino, perché ci sono trovati bene a livello di ugelli eccetera nel somministrato, però questo vale più l'esperienza di campo. Io dal punto di vista entomologico nel controllo della mosca lo inserisco in tutto e per tutto all'interno di quelli che abbiamo detto prima, sono repellenti antideponenti, quindi è un preventivo, va usato in tutto e per tutto come un caolino ad esempio, insomma, ecco. E come efficacia, se dobbiamo parlare dell'efficacia, lo metterei alla pari di un, di un, di un rame ancora lì, insomma. Quindi alla fine poi ecco, il discorso dell'efficacia dei prodotti è molto importante, perché spesso ti viene chiesto quanto funziona un prodotto. Quella è sempre una domanda difficile, cioè, dipende dalla stagione, dipende dalla gravità dell'attacco, dipende soprattutto se uno riesce a fare effettivamente, come dicevo prima, gli interventi, i trattamenti quando è il momento giusto. Fare prevenzione in bio non è facile durante l'anno, in annate brutte, anche in annate normali, diciamo, ma soprattutto in annate brutte. Questo perché? Perché il primo intervento, cioè quello tra poco, oserei dire, una settimana, 10 giorni, tutto sommato si riesce anche a calibrare abbastanza bene. Quelli dopo sono un pochino più problematici gli interventi successivi. Questo perché semplicemente negli ultimi anni la mosca poi si sviluppa quasi con continuità durante il periodo che va da luglio fino a ottobre, e quindi calibrare bene gli interventi non è facile. Però ecco, un'indicazione che viene data sempre agli olivicoltori è di tenere sempre coperta la pianta il più possibile con i prodotti che hanno un'azione proprio di tipo coprente, quindi direi il rame e il caolino. Quindi mediamente di trattamenti ne vengono fatti 2 da luglio fino a settembre con questi prodotti. Qualcuno alterna, cioè qualcuno magari fa prima il caolino e poi il rame, quindi caolino d'estate a luglio, il rame magari a settembre, oppure semplicemente scelgono uno dei due prodotti e vanno avanti con quello, insomma. Mi fermo qua sul discorso. Non so se ho risposto precisamente al Manisol, però insomma, diciamo che... No, sì, certo. Buongiorno, sono Marco, buonasera, sono Marco Pampaloni, ciao. Aggiungevo solo una cosa a ciò che ha detto il professor Petacchi, secondo me visto proprio in campo. Ha una buona, al di là di tutto ciò che ha detto, verissimo, ha una buona tenuta. Ecco, quello che ho visto io, sì, sì, eccetera, quello che, ho, che mi siamo accorti, insomma. Ecco, dopotutto... ha una buona adesività e quindi una buona tenuta anche dopo magari un violento acquazzone, che in altri casi forse un po' più è corrotta. Punto. Mi fermo qui, il resto perfetto. Certo, certo. Grazie Marco. Allora, non vedo domande, allora insomma ci fermiamo. Scusate. Ah, prego. Posso? Sono Piera Baccio. Prego. Piera Baccio, Agenzia Laure Sardegna. Saluto tutto, intanto conosco Marco e qualchedun altro. No, facevo una riflessione, questa cosa di iniziare il trattamento, diciamo, in primavera sarebbe molto, molto interessante, però riflettevo sul fatto che noi per anni abbiamo cercato di far capire ai nostri olivicoltori di non fare i trattamenti in anticipo, no? Ma seguendo il monitoraggio e fare i trattamenti molto limitati. Quindi mi ponevo il problema che forse adesso il problema sarà riuscire a far capire agli olivicoltori che forse possiamo ritornare un po' indietro nel tempo e non dico come si faceva un tempo a calendario i trattamenti, anche perché allora si utilizzava soprattutto di metoatto, però... per noi la difficoltà sarà quella, se dovessimo arrivare alla conclusione che effettivamente questo trattamento anticipato, o soprattutto seguito, logicamente seguito al monitoraggio, potrebbe essere molto,
molto utile, perché riusciamo, come diceva anche Marco in un altro incontro, Marco Pampaloni, che appunto forse sarebbe il caso, se si riuscisse a fare il trattamento in anticipo, o bloccare la prima generazione e quindi ridurre l'attacco. Ecco, una grazie Piera. Grazie, sì. Posso dire una cosa? Allora, sì, io prima ho cercato di anche di non spiegare un attimo, perché in effetti il mio impegno negli ultimi anni sulla mosca delle olive è stato molto su questa generazione primaverile della mosca delle olive. L'obiettivo era quello di non aumentare i trattamenti, ovviamente, ma di fare prevenzione in primavera con l'obiettivo di diminuire poi i trattamenti dopo, ovviamente, cioè quelli d'estate, altrimenti non sarebbe stato tecnicamente corretto, insomma. Quindi l'importante era cercare di dimostrare, e non siamo riusciti a farlo, quindi prima l'ho detto, che l'intervento su questa generazione primaverile aveva un senso sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista economico, che dal punto di vista ambientale. E l'ho detto prima, non siamo in grado ad oggi di dire agli olivicoltori interveniamo in primavera. Quindi io l'ho portato prima come, diciamo così, dimostrazione che la mosca ha il suo collo di bottiglia, come si dice, no? Spesso, ed è in primavera. Per ora dobbiamo utilizzare quelle che sono quella che è la resistenza ambientale che la mosca trova, e quindi direi non l'intervento dell'uomo, ma bensì l'intervento del controllo naturale dovuto a condizioni climatiche. E ripeto, è fondamentale che la mosca in primavera non trovi substrato di ovideposizione. Adesso questa è una difficile da definire, perché uno mi dice: vabbè, ma io sono in zone dove c'è molto abbandono, dove si raccoglie, si lascia sulle piante, cioè, è vero, è il vero problema. Però, per assurdo, il vero trattamento contro la mosca in primavera sarebbe non fargli trovare le olive. Ecco, questo sarebbe, è più importante quello che eseguire un intervento. Ecco, questo è il risultato di quello che viene un po' fuori dal nostro lavoro degli ultimi anni, nonostante che stiamo lavorando anche sul controllo della mosca da parte dei predatori nel suolo, quindi una serie di cose che ci dovranno, spero, dare una mano a dire qualcosa all'olivicoltore anche in termini di gestione agronomica dell'oliveto, no? Adesso stiamo lavorando sull'utilità dei predatori nel suolo, del tipo, no? Sappiamo che la mosca passa l'inverno nel terreno sotto forma di pupa, ci rimane lì circa 2 mesi, circa. Ecco, se effettivamente avesse molti predatori e riuscissero a, diciamo così, a ridurne la popolazione, sarebbe un grosso vantaggio. In più, se si riuscisse a migliorare la mortalità di questo insetto nel terreno, non sarebbe male. Ecco. Quindi stiamo lavorando un po' anche in questa direzione. Per ora sono delle proposte e stiamo portando avanti su progetti di filiera. Vedremo se riusciamo a, diciamo così, a migliorare quelle che sono le proposte da fare gli olivicoltori. C'è una domanda di Salvatore, fai pure la domanda, Salvatore. Salvatore, mi senti? Io ti sentite? Sì. Pronto? Ah, ecco. Parla forte perché ti sentiamo molto basso. Senti basso. Ora perfetto, perfetto, ora sì, ti sentiamo. Ah, niente, volevo solo sapere, nel caso di utilizzazione del rame come repellente antideponente, quali sono le dosi ed eventuali accorgimenti da usare per il trattamento. E poi stavo scrivendoti una seconda domanda che riguardava se c'è una esperienza in merito all'ultima cosa che ha detto il professore in questo momento, cioè quello dei terreni olivetati, differenza tra la lavorazione e la non lavorazione, se questo ha inciso o può incidere sull'eventuale presenza di attacchi di mosca. Ecco, grazie. Allora, sì, il rame, allora, nelle prove che abbiamo fatto noi, abbiamo utilizzato la poltiglia bordolese, che ho fatto io personalmente. Ho lavorato un po' sul rame, ma ci hanno lavorato quasi di più i colleghi
di Firenze su questo prodotto. Allora, l'abbiamo usato al 2-2,5% a Poltiglia Bordolese. Si trova però, il consiglio che posso dare è quello di vedere poi a livello di formulati commerciali cosa viene consigliato sull'olivo per ciascun formulato. Quindi più che dare un dosaggio, direi attenetevi molto a quelle che sono le norme che ci sono sui formulati commerciali, insomma, in termini di utilizzo, perché sul rame bisogna tener conto di quello, insomma, ecco, di quelle che sono le dosi consentite sull'olivo, intendo dire. Per quanto riguarda il discorso di lavorazione del terreno, è un discorso interessante, inerbito o non inerbito. Allora, per i motivi che dicevo prima, noi in questo momento ci sentiamo di consigliare questo. Allora, gli insetti predatori, quindi gli insetti utili, lavorano meglio negli olivetti inerbiti e lavorano abbastanza bene fino a, diciamo, novembre, dicembre. Questi insetti sono carabidi, stafilini, li abbiamo studiati, eccetera. Da gennaio, febbraio meno, un po' sarà il clima, un po' sarà che hanno esaurito il loro ciclo, quindi stiamo facendo delle prove per fare sì che l'oliveto viene lasciato inerbito comunque durante la maggior parte dell'anno, diciamo così, e ai primi mesi dell'anno in corso, a gennaio e febbraio, non si esegue una lavorazione, si esegue una leggera, diciamo così, rottura della crosta superficiale, può essere il passaggio con dei sistemi che sono molto, molto poco invasivi. Quindi non è una rottura, serve a mettere in evidenza le pupe che sono nei primi 5 centimetri del terreno, quindi non va interrato, diciamo così, la pupa, va semplicemente messa un po' più al freddo e a disposizione degli agenti atmosferici. Questo lo stiamo testando, potrebbe essere una soluzione, una via intermedia tra l'inerbimento totale e dei sistemi che prevedono un minimo di gestione del suolo. Grazie. Prego. Grazie. Franco, posso fare una domanda? Ah, scusa, avevo il microfono staccato. Vai Samuele, poi volevo lasciare la parola a Massimo. Sì, sì, per una domanda al professor Petacchi. Ecco, ma questo tentativo, diciamo, che ha detto anche negli ultimi anni, cioè di cercare, diciamo, anche questa strategia alternativa, cioè cercare, come dire, di abbattere fortemente la popolazione dell'insetto, quindi sta in momenti in cui ancora addirittura le olive magari non sono poco o nulla recettive, no? Ecco, questo tentativo però, visto che diciamo l'inoculo, vabbè, più forse si parla inoculo più per le crittogame, no? Sappiamo bene che è molto importante, quindi la quantità di, per esempio nei funghi, la quantità di inoculo che è presente in un certo ambiente per determinare poi magari la gravità di un attacco, eccetera. Però voglio dire, parlando di insetti, no, dove appunto mi sembra una singola mosca, una singola femmina, mi sembra possa deporre circa 200-300 uova, se non mi sbaglio, no, mediamente. Ecco, questo andare a cercare, ecco, di bloccarla o comunque riducendone la popolazione in momenti molto, molto precoci della coltivazione, ecco, non è un po' inutile, perché in effetti basta che me ne scappi veramente pochissimi esemplari in condizioni favorevoli, ecco, e ho poi un incremento esponenziale, no? Perché quando le olive sono recettive, ecco, è un tentativo, perché non si riesce a ottenere veramente delle strategie poi più efficaci dopo, oppure in effetti, ecco, qual è la logica, ecco, che pochissime esemplari poi mi creino quindi un riparo al momento, diciamo, poi della raccolta, non so se mi sono spiegato. No, è chiaro. Il dubbio in realtà l'abbiamo sempre messo noi alla base del lavoro che abbiamo sempre fatto, cioè se valeva la pena lavorare in primavera dal punto di vista numerico. È un dubbio che per gli entomologi è una bella domanda, perché poi noi gli insetti, sì, è vero, la mosca fa 100 uova, di mosche ce ne possiamo avere quante, chi lo sa quante mosche ci sono. Quello che vediamo con le trappole è rappresentativo
non di quante mosche ci sono, ma di quante mosche ci sono in quel punto, eccetera. Quindi ragionare con i numeri sugli insetti è sempre molto difficile. Però il tentativo che abbiamo iniziato a fare di contenerla a partire dalla primavera aveva l'obiettivo di ridurre talmente la popolazione al punto che la prima generazione, quella che inizierà adesso, a giugno-luglio, sia così bassa che la prima, eventualmente il primo intervento, sia sempre da evitare. Quindi l'obiettivo era quello di ridurre il rischio notevolmente in prima generazione estiva, con la riduzione della popolazione primaverile. Questa era l'ipotesi di partenza. È un'ipotesi che, ripeto, ad oggi non ha dato dei risultati. Quindi potrebbe essere che sia anche difficile, al punto che non si riesce a ottenere. I motivi li ho spiegati prima, insomma. Purtroppo in molte zone della Toscana, io vengo dalla Liguria, in realtà sono Ligure, ma è lo stesso, l'insetto ha molti serbatoi di riproduzione in primavera dati dall'abbandono, date le condizioni di coltivazione dell'olivo, per cui diventa molto difficile praticare questa ipotesi che vi dicevo prima. Quindi fondamentalmente noi adesso, in questo momento, ad esempio, non stiamo più conducendo prove di controllo dell'insetto a partire dalla primavera, ecco, per essere chiaro. Stiamo quasi più, io mi sto quasi più impegnando per convincere in un certo senso gli enti locali a ridurre l'abbandono nelle varie località della Toscana, della Liguria, eccetera. Secondo me è strategicamente migliore quello come strategia per contenere la mosca. Meno olive ha a disposizione, ripeto, in primavera, e più abbiamo un vantaggio dal punto di vista proprio numerico di avere numeri ridotti di mosche adesso, a giugno-luglio. Grazie. Ok, grazie. Io interrompo la registrazione.